Ok, vai. Allora, ciao a tutti, ci troviamo a Campi, benvenuti a Campi ragazzi, io sono Roberto, sono il presidente della locale Prologo, voi vi trovate all'interno di quella che per noi è stata la nostra Arca di Noè, una struttura fondamentale che ha salvato veramente una comunità. L'emergenza post-sismica l'abbiamo vissuta in maniera meno pesante perché abbiamo avuto questa struttura che ci ha accolto, è stata per tutti quanti noi una casa, un rifugio sicuro dove poter stare. E noi qui a Campi siamo stati, diciamo, una comunità particolarmente attiva, vivace, diciamo, se vogliamo dirla così in maniera simpatica, perché ci siamo da subito rimboccati le maniche. Attraverso questa struttura ci siamo autogestiti l'emergenza. E poi abbiamo subito pensato al futuro, perché abbiamo detto sì, l'evento sismico ha cambiato le nostre vite, però noi su questo territorio vogliamo viverci, vogliamo continuare a stare qui e vogliamo creare delle opportunità per stare qui. Ciò significa che abbiamo subito messo in piedi un progetto di rinascita sociale, che è quello che vedete sulla mia maglia, sulla mia felpa, sulla mia maglia, Back to Campi, ritorno a Campi, per noi veramente è il nostro must di vita. Ci siamo subito prefissati questo obiettivo che attraverso il vivere tutti quanti insieme questa struttura sono nate queste idee che hanno portato a dire facciamo qualcosa di importante per il territorio, cerchiamo di creare opportunità lavorative, cerchiamo di creare opportunità perché la gente, il turista, la gente che viene su questi territori possa fermarsi e possa venire a portare economia e portare benessere, perché qui questi territori, l'Appennino, queste zone montane, vivono prevalentemente di turismo. Il volano principale dell'economia locale di queste zone è il turismo, quindi per noi è fondamentale. E attraverso questo progetto noi vogliamo portare avanti questa idea di ricreare un'area attrezzata, una sorta, chiamiamolo campeggio, con area camper, area tende, bungalow, strutture ricettive, ristorante, addirittura abbiamo previsto la piscina, insomma. Bello pensare in grande perché vogliamo cercare di portare avanti quest'idea, c'è tanta gente che ci sta sostenendo, il nostro percorso di rinascita sociale veramente è stato sposato da tantissime associazioni di tutta Italia, non solo, anche dall'estero. E quindi noi stiamo portando avanti quest'idea, con le idee molto chiare. Purtroppo ci siamo imbattuti su quella che secondo me è forse il male peggiore della nostra bella Italia, la burocrazia, le problematiche legate alle norme, alle mille difficoltà nell'edificare questo progetto, nel portare avanti questo progetto. Ma noi siamo fiduciosi perché giorno dopo giorno sicuramente supereremo gli ostacoli e porteremo a termine questa nostra idea, perché insomma noi questo percorso di rinascita sociale è un percorso che è in continua evoluzione, stiamo portando avanti altre idee parallele oltre a queste, abbiamo già costituito anche una cooperativa di comunità che si chiama Comunità Valle Castoriana, società cooperativa impresa sociale. Questo perché? Perché diciamo, il progetto che noi vogliamo edificare, il creare opportunità lavorative, significa che è un'idea turistico-ricettiva che non può essere gestita da una Prologo, ma bensì deve essere gestita da un organo preposto che possa fare attività di carattere commerciale e creare opportunità lavorative, e questo sicuramente è quello che può fare una cooperativa. Quindi siamo sempre noi che allo stesso tempo ci siamo attrezzati anche con la cooperativa. Quindi questa evoluzione, come dicevo, che continua, che va, continua e va avanti e porta, diciamo, va in questa direzione sperando di portare questi risultati che noi ci siamo prefissi. Noi siamo qua, insomma, crediamo veramente che attraverso la voglia di fare, la voglia di mettersi in discussione, si possa pensare a un futuro su questi territori. Il nostro progetto è anche un'idea che è stata sposata da tantissime associazioni perché è un'idea che può essere esportabile, soprattutto per questo nostro Appennino che è così, diciamo, ci sono realtà molto simili a Campi sostanzialmente perché sono molto tantissimi piccoli borghi, tantissime piccole realtà, e quindi quello che sta facendo Campi può essere tranquillamente esportabile perché possa creare sicuramente opportunità anche in altri paesi. Perché sostanzialmente quello che state facendo voi sembrerebbe che è di poco conto, ma è di molto conto. Perché quello che state facendo voi è importantissimo perché divulgate, avete visto, avete toccato con mano il territorio, quindi raccontate quello che avete vissuto, il vissuto di queste terre.
che non è una cosa banale, non è una cosa banale. Io con il nostro progetto sono stato, vado spesso in tutta Italia perché ci chiamano le associazioni per raccontare la nostra esperienza di questo nostro percorso, e dico sempre alla fine dei miei interventi, dico sempre una cosa: non credete a quello che vi dico io, perché io vi posso raccontare una marea di stronzate. Venite sui territori e guardate con i vostri occhi, percepite con i vostri sensi qual è la realtà che vi circonda, e poi vedrete che direte: ma cavolo, è possibile che dopo 4 anni ancora siete in queste condizioni? E dopo 4 anni in media non parlano più di terremoto. Eh certo, no, dice, allora è tutto a posto. No, non è tutto a posto assolutamente, le realtà sono quelle che sono, e voi facendo questo percorso che state facendo, questo vostro peregrinare di posto in posto, vedete, toccate con mano la situazione, e poi oltretutto portate economia, portate linfa vitale a quella che è la microeconomia locale, che significa far sopravvivere qualche piccola azienda, perché oggi siete stati qui, ieri eravate da un'altra parte, domani siete da un'altra parte, mangerete, prendete un caffè, prendete un gelato, non lo so, fate qualcosa. Quindi portate microeconomia, che significa far vivere le piccole aziende, le piccole attività locali. Quindi per questo è molto importante. Voi date una mano veramente a tutto questo, al contesto appenninico. Quindi ragazzi, che vi dico? Continuate a divulgare questa cosa, noi siamo qua, e lo dico anche a nome di tutti i colleghi dell'Appennino, quindi appennicatevi con noi. Ragazzi, grazie della vostra visita, della vostra esperienza, e io dico sempre che a Campi troverete sempre una porta aperta, una mano tesa ed un sorriso ad accogliervi. Quindi ciao a tutti!